Na, Sohne. Ecco arriva l'elefante, grande, enorme ed importante, ma il suo passo pesante, noncurante e prepotente, in verità nessuno lo sente. Nella campagna alberata solo una formica si è svegliata, la periferia è tutta addormentata, tranne una gatta distratta che si era appisolata nella strada ferrata. Nella stazione c'è una gran confusione, il circo cerca l'elefante Nasone. Dice l'altoparlante: attenzione, è scappato per andare in pensione. Soltanto un bambino ci fa caso, è in arrivo l'animale col lungo naso. Vanno e vengono i treni e la gente, ma Nasone non interessa per niente. Il traffico è infernale nella città, frecce e cartelli di qua e di là, auto che sfrecciano e strombazzano, persone che urlano e si strapazzano. Attende a un semaforo lo smarrito Nasone, si guarda attorno con circospezione. Nessuno lo nota mentre aspetta, nemmeno un vigile in bicicletta.